E parliamo adesso di lavoro e politiche occupazionali. Infatti, il segretario della CISL Poste, Antonio D'Alessandro, esprime soddisfazioni per l'intesa raggiunta per i rinnovi delle categorie dei contratti occupazionali. Speranze per il lavoro. Ad esprimere piene soddisfazioni è stato il segretario della CISL Poste Antonio D'Alessandro per l'intesa raggiunta che porterà le categorie di rinnovo dei contratti part-time, mobilità nazionale e regionale, stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato. In apertura dell'incontro a Roma, infatti, la delegazione Poste Italiane ha comunicato la disponibilità a sottoscrivere i verbali di intento in merito ai più importanti riguardanti i temi del lavoro. Il verbale che abbiamo sottoscritto rappresenta un importante passo avanti, precisa il segretario della CISL Poste Antonio D'Alessandro, nella dinamica delle relazioni sindacali. Infatti, dopo alcuni tempi precisabili, è stata importante la rinnova della trattativa sul CCNL richiesta dall'azienda. Abbiamo infine condiviso che entro il prossimo mese di novembre la categoria avrà finalmente il tanto sospirato rinnovo. Inoltre, entro lo stesso termine sarà portata proprio a termine anche la trattativa sulle politiche attive del lavoro, che ci vede impegnati a rivendicare con forza la trasformazione a tempo pieno dei part-time involontari, il consolidamento di migliaia di CTD e le conseguenti possibilità di sportellizzazione di mobilità volontaria nazionale. Infatti abbiamo concordato, conclude Alessandro, un incontro nei prossimi giorni con l'amministratore delegato di Poste Italiane, Delfante, che ci illustrerà il contesto economico di riferimento del gruppo Poste.